Questa è l'equazione di una retta non verticale sul piano. Adesso ci lavoriamo per una mezz'oretta, poi consideriamo l'equazione generale, quella che andrà anche adesso. Allora, qual è un esercizio che io posso fare? Invece di fare tanti esercizi, facciamone pochi, ma ogni esercizio lo faccio in modo diverso, cioè in due o tre modi diversi. Allora, noi sappiamo che per due punti distinti basta una sola retta. Andiamo a trovare la retta R che passa, allora, prima, non so, 3, 1, 5, 4. Okay. Allora, primo, prima possibilità per risolvere questo esercizio. Io posso diciamo, mettere queste a posto di x e y e ricavare un'equazione con m, cioè 3 uguale m per 1 più n, quindi m più n. E poi 5 uguale 4, scusate, il contrario, 1 uguale 3m più n, poi 4 uguale 5m più n. A questo punto posso dire, faccio la differenza e trovo che 3 è uguale a 2m, quindi m è uguale a 3/2. Allora, se m è uguale a 3/2, sostituisco in una di queste due equazioni, per controllo posso verificare che la sostituzione mi dia lo stesso risultato, vabbè, per controllo lo faccio alla fine. Quindi sostituisco per esempio nella prima equazione e trovo 1 uguale 3 per 3/2 fa 9/2 più n, quindi n è uguale a meno 7/2. Quindi, se ho fatto bene i conti, y deve fare 3x meno 7 diviso 2. Allora, proviamo. Questa è un'equazione di una retta, perché è mx più n. Se la retta passa per questi due punti, noi sappiamo che per due punti passa una sola retta, quindi è finito. Controllo. Allora, qua la x fa 3, 3 per 3 fa 9, 9 meno 7 fa 2, 2 diviso 2 fa 1, e ci troviamo. Qua la x fa 5, 3 per 5 fa 15, 15 meno 7 fa 8, 8 diviso 2 fa 4, e ci troviamo. Sta a posto. Ok? Sì. Ok. Allora, questo è un modo. Però presuppone un minimo di familiarità con i sistemi. Io quando per stessa parte i sistemi non c'ero quel giorno. Vabbè, perché andate a studiare dopo? Sistemi lineari. Però ci sono altri modi. Quali sono questi altri modi? C'è un modo grafico. Allora qua c'è 1, 2, 3, 1, 2, 3, scissa 1. Quattro e 5, ascissa però 2, 3, 4. Quindi, se io vado
a unire questi due punti e a proseguire. Naturalmente se avessi un foglio quadrettato sarebbe meglio. Questo è il punto 3,1 e questo è il punto 5,4. Allora, M, che si chiama coefficiente angolare, da che cosa è dato? E se vi ricordate, M era l'ordinata di quel triangolo, cioè non l'ordinata, l'altezza di quel triangolo che aveva base 1. No? Se io faccio qui un triangolo lungo 1, questo è M. Ma questo quant'è? Da qua a qua quant'è? È 2. E allora questo sarà 2m. Ma 2m chi è? È la differenza tra queste due ordini. Cioè se in 2, se io mi sposto verso destra di 2, so che questa retta sale di 3. Quindi m quanto sarà? Se 2m vale 3, m vale 3 mezzi. Guardate, non ho fatto altro che applicare la formula che tutti conoscete, che è m uguale a y2 meno y1 fratto x2 meno x1. Questa la sapete tutti. Ma se la applicate così, non la state applicando avendola compresa, la state applicando a memoria. Poi dopodiché, aspetta, chi andava al numeratore x con... chi andava al numeratore, chi andava al denominatore, chi andava prima, chi andava dopo. Fate casino e finite la storia. Invece io qui sto dicendo, quando mi sposto verso destra di 1, di quanto sale m? Se in 2 sale di 3, in 1 sale di 3 mezzi. Sembra la stessa cosa, ma è leggermente diverso. Qua l'ho compreso, no? Il rapporto, la pendenza, nel senso il rapporto tra delta x e delta y. Su 1 quanto salgo o quanto scendo? Se scendo è meno, no? Bisogna saper fare delle ragionamenti semplici e corretti. C'è un famoso esempio in proposito, mi ricordo su una ventina di anni fa giocavo a bridge, studiando sul libro di bridge. A un certo punto c'era la domanda: perché la gallina attraversa la strada? Rispondete a questa domanda. Qual è la risposta? Una domanda così semplice, la risposta non potrà essere complicata. Quale può essere? Vediamo se qualcuno ce la può. La derivata dall'altra. Esattamente. Questa è la risposta. È inutile che ti fai i film su quale può essere l'intenzione recondita della gallina. Se la gallina attraversa la strada, vuol dire che vuole andare di là. Punto. Non puoi sapere né di più né di meno di questo. Questo lo sai. Se tu paghi così e magari non sfrutti l'informazione. Se invece ci costruisci sopra, ci richiami sopra, magari costruisci un'informazione non corretta. La gallina sta andando di là, allora vuol dire che deve andare dall'altra parte. Perché? Non lo sappiamo. Il vero perché. Per andare dall'altra parte. Esattamente. Ok? Quindi questa è come si ricava M. Poi una volta ricavato M è facile, perché io quando ho basta sostituire una di queste e ricavare M, poi controllare. È l'ultima parte, no? Quella che abbiamo fatto qua. Potevamo farlo qua, per esempio avevamo 4 uguale 5 per 3 mezzi più n, e n veniva sempre meno 7 mezzi, 15 mezzi, allora sono 8 mezzi, 4 sono 8 mezzi, questi sono 15 mezzi, 4 meno 15 mezzi viene meno 7 mezzi, n viene meno 7 mezzi. Ok. Ok. Allora, andiamo a vedere, facciamo un altro. Quindi qua abbiamo
due modi diversi per fare questo esercizio, più il fatto che sappiamo controllare. È facile controllare. Allora, controllare non significa andare a vedere sul libro se sta fatto bene, è una cosa diversa. Controllare, io lo so perché per generazioni di studenti viene 7, che dice il libro 7, vabbè, sta a posto. No, non è quello. Che poi quando fai l'esame, il risultato sul libro non ce l'hai, che fai? Controllare deve essere qualcosa che puoi fare anche quando fai l'esame. È giusto o no? Se no, che controllo? Se ce l'avevo il libro, Ciao Ronaldo! Uno, due, cinque, questo è più facile. Ah, un terzo modo di fare questo esercizio era prendere i punti, disegnarli sul tirare la retta, andare a vedere dove cadeva l'intercetta, e quella era meno 7,5 in questo caso, e poi tirarsi, diciamo, andare a disegnare un triangolo qua di, la, diciamo, di base 1 e vedere quanto era. Questo era un metodo grafico. Non lo suggerisco questo metodo perché dipende da quando siete bravi a fare la figura. Però se la figura è fatta bene, deve corrispondere. In particolare può servire a fare un controllo anche visivo. Per esempio, io prima stavo scambiando la Y con la X, e quando vado invece a disegnare la cosa non mi trovo, no? Se io scambio la Y con la X, eppure quando vado a sostituire scambio la Y con la X, mi trovo. Poi quando vado, magari vado a disegnare la figura, la X e la Y non le scambio, le metto correttamente, vado a disegnare la figura e non mi trovo. Quindi un controllo anche di quel tipo può essere utile, certo. Allora, in questo caso, beh, vedete, da 1 a 2 qua mi sono spostato verso destra di 1 e l'ordinata sale di 3. Quindi Y, senza fare tanti conti, è 3X, ma qua se faccio 3X mi viene 3, per ottenere 2 mi devo togliere 1, quindi 3X meno 1. Proviamo di qua, vediamo se funziona. 3x meno 1 qua funziona, perché viene 1 per 3, 3 meno 2 fa 1, 2 per 3 fa 6, meno 5 fa 1, quindi l'equazione della retta passando per questi due punti è questa. Questa era più facile perché i coefficienti venivano interi. È chiaro? Ok? Andiamo adesso a vedere per esempio, scrivere la parallela AR passante per meno 1, 5. Allora, che significa? Allora, R è questa retta qua. Che significa che due rette sono parallele? Vabbè, no, la non viene perfetta. Ma... che significa che due rette sono parallele? Stanno stesse coefficienti. Oh. Ma questa non deve essere una cosa che va a memoria, deve essere una cosa che si capisce. Perché hanno lo stesso coefficiente angolare? Perché se sono parallele, quando io faccio la differenza in verticale, questa deve rimanere sempre la stessa, se no, se la differenza aumentasse o diminuisse, e mano a mano che, per proporzionalità, mano a mano che io vado avanti, diciamo, da una delle due parti, o verso sinistra o verso destra, le reti si dovrebbero incontrare, perché se da una parte aumenta, l'altra diminuisce.
diminuisce, 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 a un certo punto diventa 0. Chiaro? Ok, quindi vuol dire che questa differenza in verticale rimane la stessa. Ma se la differenza in verticale rimane la stessa, vuol dire che il coefficiente angolare è lo stesso, oppure vuol dire che quando io mi sposto verso destra il triangolo è fatto è uguale, quindi a un no corrisponde sempre lo stesso n. Chiaro? Quindi due rette parallele hanno lo stesso coefficiente angolare, quindi la retta qua avrà 3x più 8. Perché? Io devo fare y uguale 3x più m primo, ci devo sostituire meno 1 e 5, quindi 5 uguale meno 3 più m primo più n, sì, n primo n primo uguale, questa era mx più n, e qua abbiamo y uguale m primo x, anzi mx più n primo, che già sappiamo che m primo qual è, 3 l'abbiamo lasciato uguale, n primo l'abbiamo ricavato. Come l'abbiamo ricavato? Sostituendo le coordinate del punto. Ok? Poi se volete andiamo a verificare. Se io prendo 3x più 8, 3 per 1 fa meno 3, più 8, meno 3 più 8 fa 5. E si rompe. E ci basta. Il coefficiente è lo stesso, sta a posto. E va bene? Allora, trovare la retta perpendicolare a R passante per meno 1, 5. Allora qua vediamo un po' come si trova. Qua vedo già facce molto più preoccupate. Cambiando il segno di x. Cambiando il segno di x. No. Allora qua l'equazione della retta. La retta deve passare per questo punto. Però la retta ha diversi, sono diversi sia m' che n'. M' non è uguale a n. Quindi io devo trovare questi due coefficienti. Uno me lo ricavo imponendo la condizione di passaggio per il punto. E l'altro, due coefficienti da ricavare, ci vogliono due condizioni. L'altra condizione qual è? Cosa so di una retta perpendicolare? No, perpendicolare a R, no. Cos'è l'antireciproco? Il basale cambiato di segno. Ah, l'antireciproco, perché quindi è il reciproco cambiato di segno. Magari si chiama antireciproco. È vero, ma sono stronzato. Mo se lo ricordava lei. Quanti se lo ricordava? Che il coefficiente angolare? Sì, 5 su 150. E poi l'avete studiato tutti quanti. Il coefficiente angolare della retta di una retta perpendicolare a R è meno 1 su m. Perché? Ci vuole, scusate, ma ci vuole! Perché vuol dire che 5 anni di scuola superiore non sono serviti a niente. E non potete, potete anche accusare in parte i professori, ma dovete accusare soprattutto se, voi stessi. Perché? Allora, prendete quel famoso triangolo 1M. Prendete questo famoso triangolo 1M.
questo appartiene a quale retta? A y uguale mx, che è una parallela a quella retta di prima. Mo se io faccio la perpendicolare a questa o a qualunque altra parallela alla retta R, verrà sempre perpendicolare alla retta R? Parallele, perpendicolare, se perpendicolare a una è perpendicolare a tutte. Chiaro? Ok. Allora, come si fa la perpendicolare a questa? Girando di 90 gradi? Può essere? Se giro di 90 gradi è perpendicolare, o no? Ci siamo fino a qui? Ok. Se adesso giro sto triangolo di 90 gradi e questo è 1, questo quanto sarà? Se questo è 1, che era questo cateto piccolo, questo quanto sarà? Sarà m, no? Si scambiano, questo diventa 1 e questo diventa m. Ora, che vuol dire? Che questa retta qua, che è perpendicolare a quella di prima, che è perpendicolare a quella di prima, quando mi sposto di destra verso, verso destra di m, scende di 1. Quindi il suo coefficiente quanto fa? Meno 1, perché sto scendendo, fratto m. Ora, questo ragionamento, se non, se hai tre neuroni comunicanti, non te lo scordi più per tutta la vita. Perché? Primo, perché ho strillato. Perché è importante. Secondo, perché è un ragionamento. Ma com'è? Cioè, non hai bisogno di ricordarti quanto fa. Prendi sto triangolo, giri 90 gradi, lo puoi fare anche al momento, no? Cioè, com'era? Era 1 su m meno 1 su m. Piglia questo, lo giri, si vede che questo viene 1 e questo viene m, no? In m verso destra scendo di 1, quindi il coefficiente angolare che prima era m diviso 1, adesso sarà meno 1 perché sto scendendo diviso m. Te lo puoi scordare più? No! Te lo puoi dimenticare solo se perdi ben dell'intelletto, cioè a un certo punto, non hai fatto l'ingegnere in strada, capacità cognitive, no, ma se no, è perché è un ragionamento, sei in grado di rifarlo, qualunque volta, cioè, avere una cosa perpendicolare significa girare di 90 gradi, cioè non è che ci vuole da ricordare chissà che. Se tu lo chiami antireciproco, anti quello che vuoi, è un'altra definizione da aggiungere alla caterva di definizioni che avrai studiato in tutte le superiori. Quando le definizioni diventano troppe, la memoria piglia spazio. Ma che è sta antireciproco? No, non voglio, anzi, che uno se lo ricordi, va bene, è una cosa buona, non è che... Però, non è stabile. Io ci devo arrivare con ragionamenti. Quindi il coefficiente angolare della retta, di una retta perpendicolare, è il meno 1 su m, quindi qua la retta è meno un terzo x più n primo. E poi che devo fare? Devo imporre che passi per meno 1 e 5, quindi 5 deve fare un terzo più n primo, quindi n primo deve fare 14 terzi, quindi y deve fare meno un terzo, anzi meno x più 14 diviso 3. Il coefficiente è meno un terzo e perpendicolare a questa, ci passa per meno 1, meno 1 per meno 1 fa più 1, più 1 più 14 fa 15, 15 diviso 3 fa 5. Se siete, avete ancora dei dubbi, prendete, vi disegnate le due rette e verificate che sono ortogonali. Ok?
Ok. Oh. Allora, abbiamo fatto queste poche cose. Queste poche cose vi devono restare piantate nel... questi ragionamenti dovete rifarli quelle 4-5 volte che diventano parte di voi, li avete compresi e siete in grado di ripeterli sempre. Poi ogni volta che affronterete un esercizio nel quale ci saranno le lettere, ripetete il ragionamento. Io molto spesso faccio così, non mi sto a ricordare tutte le migliaia di formule, che ma manco quelle del liceo mi ricordo in tutte le loro varianti. Certo, quelle di base me le ricordo, ma me le ricordo perché le uso. Se non le usassi per 10 anni mi dimenticherei anche quelle. Però, diciamo, quando la formula è già un po' elaborata, me la ricavo, perché non ha senso ricordarsela, ha senso ricavarsela. Qua, in effetti, non ce l'abbiamo fatto altro che ricavarci. Cioè siamo girati 90 gradi, se questo faceva m su 1, questo deve fare meno 1 su m, poi c'è poco da fare. È chiaro? Ah, lo puoi pure girare di 90 gradi dall'altra parte. Sempre meno 1 su m, perché invece di venirti così, ti viene così. Vai di m, scendi di 1. Cioè lo giri a destra, lo giri a sinistra, sempre. Se lo giri di 90 gradi funziona lo stesso. Chiaro? Ok. Vabbè, la figura è fatta ovviamente male, insomma, perché questo qua, se questo è 1, questo non è 1, insomma, questo dovrebbe essere un po' più. Però si capisce. Ok. Andiamo a vedere come si fa. Allora, prima di tutto andiamo a generalizzare le equazioni delle rette. Quali rette ci mancano? Quelle verticali. Qual è l'equazione di una retta verticale? Qua perché non l'abbiamo fatta prima? Perché qua la y non compare. L'equazione è, per esempio, se qua stiamo a 2, è x uguale 2. Perché la retta verticale, la x è costante, la y fa quello che fa. Allora, come si può passare? Allora, questa equazione non posso scrivere x uguale a mx più n, perché la y non c'è, non posso esplicitare la y. Allora, come si può fare? Qual è l'equazione generale di una retta? E qua ci sono delle piccole complicazioni, perché l'equazione generale di una retta è questa, è ax nel piano, più by più c uguale a 0. Tuttavia, qua non c'è più una corrispondenza univoca tra le equazioni e le rette. Facciamo un esempio. Questa retta qui, 2x più y più 3 uguale 0 e 4x più 2x più 6 uguale 0, danno la stessa retta. Questa è la retta R, questa è la retta R. Perché? E quella di sotto non è altro che l'equazione di sopra moltiplicata per 2. 2 lo metto in evidenza, lo tolgo e quindi stavolta possiamo avere più equazioni che corrispondono alla stessa retta. Nell'altro caso no, perché nell'altro caso il coefficiente della y era sempre 1, y uguale 3x più 4, y uguale meno 2x più 3, y uguale 6x più 9. Se cambiava o m o n, la retta cambiava. Qua no, qua potrebbe succedere. Allora, come facciamo a passare da questa a quella di prima? Se b è diverso da 0, io ho y uguale
meno A su B X meno C fratto B. E questa è M e questa è M. Porto all'altra parte, divido per B. Chiaro? Viceversa, se Y è uguale a MX più M, oh, questo lo posso fare se B è diverso da 0, cioè non sempre, non sempre. Mentre il contrario lo posso fare sempre, perché qua mi viene è Y meno MX meno M uguale a 0. Quindi come vedete quell'equazione lì, questa qua, è più generale, perché comprende anche le lettere verticali, perché se qua ci metto 0 al posto di B e ci metto 1 al posto di X e meno 2 al posto di C, mi esce questa lettera. Chiaro? Ok, ma questa, come dire, è vero, i matematici fanno interi corsi di geometria proiettiva su queste cose qua, eccetera eccetera, però è acqua che per quello che serve a noi non toglie tanta sete, cioè noi in questo caso ce lo possiamo fare pure a parte, però il problema diventa se mi sapete scrivere l'equazione in lettera verticale. Cioè se mi sapete scrivere l'equazione in lettera verticale, sono convinto anche che mi sappiate scrivere quella di una lettera generale. Perché il problema è che se vi siete abituati soltanto a usare mx più n, mx più n, mx più n, quando vedete là e qua dove è y uguale a m che m quant'è? N non c'è nel caso lì, la retta è verticale. Io m, coefficiente angolare, se mi sposto verso destra di 1 salgo di tot di m o scendo di tot. Qua non ti sposti verso destra, la retta va in verticale, quindi m non c'è proprio, non esiste, non è che fa infinito, non esiste, non c'è. Se mi sposto, ti sposti verso destra, la x si sposta, no, e qui m non ci sta. È chiaro o no? Ovviamente, oh, qua però possiamo riandare a esaminare il discorso. Prendiamo due rette, A'X più B'X più C' uguale a 0. Questa è la retta R e la retta S. Andiamo a vedere qual è la condizione di parallelismo. La condizione di parallelismo è che AB' deve essere uguale ad A'B se e solo se le rette sono parallele. Allora, questo è importante che voi ci facciate un attimo. Perché cosa supponiamo che i coefficienti per un attimo siano diversi da 0. Parallelismo che significa? Significa che qua cambia solo C', che questi altri due coefficienti qua sono proporzionali a questi, e una volta che l'avete fatto la proporzione, invece il termine invece può cambiare. Se io qua cambio C, la retta è parallela a quella di B. Cambio C, a x più y fa c, cambio c, sono tutte rette parallele. Quando c è uguale a 0 la retta passa per l'origine. Chiaro? Oh, però in generale non posso dire che a uguale a primo e b uguale a b', perché potrebbero invece essere proporzionali. Ma proporzionale che significa? Che a primo sta da a come b' sta a b, cioè a primo diviso a uguale a b' diviso b. Portate di qua, portate di là, perché se faccio la divisione, per fare la divisione ci vuole che sia diversa da 0, per fare la moltiplicazione invece no. A' per B deve essere uguale a B' per A. Questo è come lo dovete capire,
questo però è come lo dovete scrivere, perché questa è la condizione, questa qua si può fare solo quando hai bisogno di essere chiaro? Qua è stato più complicato, quindi speriamo. Ma non è che è difficile, eh? 3x più y più 4 uguale a 0, 6x più 2y più 9 uguale a 0. Come so? Sono parallele? Certo che sì. Moltiplica questa per 2, diviene 6x più 2y più 8 uguale a 0. Non sono uguali perché qua c'è 8 e qua c'è 9, ma sono parallele. Che una volta che moltiplico per 2, questo pezzo diventa uguale a questo, invece c e c' sono diversi, sono parallele e distinte. È chiaro? Quando è che sono parallele? Quando moltiplicando una delle due, puoi uguagliare questi due pezzi per una costante, puoi uguagliare questi due pezzi e questo qua, se ti viene uguale c uguale a c' sono la stessa proprio. Infatti R è parallela a se stessa. Se invece C e C' dopo la moltiplicazione diventano diversi, allora sono due parallele e distinte. Ok. Quando è che sono ortogonali? Allora, chi erano i due coefficienti? Un coefficiente era meno A su B. Questo è M. Qual era l'altro coefficiente? M' era meno A' su B'. 1 su M', meno 1 su M'. Chi è? È B' su A'. O no? Allora, questo è il coefficiente della prima retta. Questo è il coefficiente della seconda retta. E questo deve essere uguale a m, cioè a meno a su b. Allora, moltiplicando, che cosa ottenete? Ottenete che bb' è uguale a meno a b. Stesso cosa che detto, sono. Quindi allora uno dice questo qua è una delle altre cose da ricordare a memoria e poi mi ricordo. Vabbè, non te lo faccio ricordare io. Bene. 3x più 2y più 5 uguale a 0. Scrivimi una retta ortogonale. Come si fa? Questo è facile da fare. Basta scambiare i coefficienti, cambia segno a 1. Cioè meno 2x più 3y più 4, queste due rette, questa è R, questa è S, R e S sono ortogonali. Perché? A' fa meno 6, B' fa 6, sono opposti. La somma, se volete, se preferite, potete anche scrivere così: A' più B' uguale a 0. Cioè la somma dei coefficienti omologhi, dei prodotti dei coefficienti omologhi, deve fare 0. 3 per meno 2 fa meno 6, 2 per 3 fa 6, fate la somma, 6 meno 6 fa 0. Quindi basta scambiare i due coefficienti e cambiare segno. Ma non c'è... Allora... Come si fa a fare l'ortogonale a questa? Mx più x più n' uguale a 0. Parte n', questa è l'ortogonale che ho scambiato, segno. Qual è il coefficiente di questo? M. Qual è il coefficiente angolare di questo? Meno 1 su n. Vedi che funziona? Se non te lo ricordi, vai sulla retta y uguale a mx più n e fai la stessa operazione. E ti deve venire. Prima hai verificato che il coefficiente doveva fare meno 1 su n, provi a scambiare
se non cambi segno ti viene uno su m e dici ah no no devo cambiare segno. È chiaro o no? Ok. Ok. Andiamo a vedere. Abbiamo 8 minuti. Adesso ci dobbiamo andare a ricavare la distanza di un punto da una retta. Allora P ha coordinate x con 0, y 0. Poi R ha, diciamo, corrisponde all'equazione ax più by più c uguale a 0. Come si fa la distanza di P da R e quanto fa? Questo è più difficile. Allora, voi avete una retta qualunque. E poi avete un punto P. Come si fa la distanza? Lunghezza di qualche segmento, quale segmento? Ah, è la lunghezza del segmento che si ottiene proiettando P sulla retta, cioè tracciando la perpendicolare da P a R. Qua c'è il piede della perpendicolare, chiamiamo Q, è la lunghezza di PQ. Allora, come si fa? Allora, se P ha coordinate x con 0 e y 0 e se Q ha coordinate x primo, diciamo x con 1, y 1, la lunghezza di PQ come si fa? Come si fa? Allora, qua siamo a x0 e y0. Qua cambio figura perché sennò... Qua siamo a x1 e y1. Mi metto più... Questa lunghezza qua come si fa? È l'ipotenusa di un triangolo. Quindi se deve fare col teorema di Pitagora. Quando sono lunghi questi lati? Questo lato è lungo x1 meno x0. Questo lato è lungo y1 meno y0. Quindi questo là, qui quanto è lungo? La radice quadrata x1 meno x0 al quadrato più y1 meno x1 al quadrato. Ok? Sempre così deve essere. Deve essere per forza così. Ora, quindi, se io non so calcolare la distanza di un punto da una retta, posso sempre fare la cosa seguente: mi scrivo l'equazione della retta, mi scrivo l'equazione della perpendicolare passante per P, mi calcolo Q, vado a fare questa retta, la chiamo S, perpendicolare, la vado a intersecare con R, la vado a intersecare con R,
e vado a calcolare la distanza di P da Q. Posso sempre fare così. Devo ricordare formule? No. La formula che adesso andiamo a ricavare ha lo scopo di accelerare tutto, però poi non te la ricordo. Allora, più che ricavarla, cerchiamo di ricavarla in maniera ragionata, cioè facendo capire perché funziona. Allora, cominciamo con disegnare due rette parallele. Prendiamo A e B positivi, anzi, vabbè. Allora, le due rette faranno così, per esempio. Per comodità ho preso A e B positivi. Se prendo A e B positivi, le rette mi capitano nel secondo e quarto quadrato. Per esempio, x più y uguale a 0 e y uguale a meno x. Se cambiate A e B cambia un po' la pendenza. Allora, questa retta ha ax più by più c uguale 0. C non c'è, perché non c'è? Ci siamo fino a qui. Se c non c'è, la retta passa per l'origine e viceversa. Questo è ovvio. Adesso prendiamo ax più by uguale a 1 e mettiamo che sia questa retta qua. Innanzitutto cosa so? Che è parallela. Vabbè. Questa è parallela alla precedente. Perché? È perché A per B e A per B sono uguali. No? Cioè, ho cambiato questa qua, è meno 1 uguale a 0. Ho cambiato solo C. Vabbè, le due rette sono parallele. Ora, se io prendo un qualunque punto che sta qua, come si fa la distanza? Allora, questo punto, questi punti qua chiamiamoli P1, P2, P3, P4, P5. Questa retta in origine, quella che, che passava per la retta iniziale, quella che passava per l'origine, la chiamo F. Come si fa la distanza di P1 da R? Devo tracciare la perpendicolare e fare la lunghezza della perpendicolare. Ci siamo? La distanza di P2 da R come devo fare? Devo tracciare la perpendicolare e calcolarne la lunghezza. P3, P4, P4 mettiamolo in modo tale che la perpendicolare vada a finire l'origine, ok? P5, e così. Ora, queste distanze secondo voi come sono tra di loro? Ci siamo che sono tutte uguali? Se quelle sono parallele, le ortogonali sono tutte come le traversine del treno, sono tutte uguali, sono due binari paralleli. Se io faccio tutti diciamo, i segmenti perpendicolari sono lunghi tutti uguali. In particolare mi interessa sapere questo chi è. Questo punto P4 chi è?
questo punto P4 è facile da calcolare, perché io devo calcolare, sta sulla retta perpendicolare a questa, passante per l'origine. Allora io devo fare meno Vx più AY uguale a 0, le coordinate di P4 devono soddisfare questa equazione, perché stanno sulla perpendicolare a questa, perpendicolare basta scambiare i coefficienti e cambiare segno 1, quindi se questo era AX più BY, quello sarà meno BX più AY, passa per l'origine, quindi uguale a 0. Poi devono soddisfare quest'altra equazione, perché stavano anche su questa retta qua, quindi devono soddisfare AX più BY uguale a 1. P4 chiamiamo coordinate x4, y4, quindi qua ci metto x4, y4, x4, 4 semplicemente perché è il punto 4, se ci stava 2, cioè voglio far capire che sono le coordinate di P4 che devono soddisfare queste due equazioni, ok? Ok? Ma allora, come posso ricavare x4 e y4? Allora, io faccio così. Se le vado a ricavare, è molto semplice. X4 viene a fratto a quadro più b quadro e y4 viene b fratto a quadro più b quadro. Y4 non a quadro. Questo perché potete risolvere il sistema, risolvete da sopra e sostituite sopra, ricavate prima l'uno e poi l'altro. A quadro più b quadro non può fare 0, perché se faceva 0 la retta non ci stava, era costante uguale a 0. Okay. Se vado a sostituire sopra viene meno ab fratto il denominatore più ab fratto il denominatore, vedete che si annulla, no? Cioè certo. Meno ax4, meno bx4 più ax4 uguale meno ab più ab fratto quadro più b quadro fa 0, sto solo verificando. Invece sotto viene a per a che fa a quadro fratto a quadro più b quadro, il secondo fa b per b che fa b quadro fratto a quadro più b quadro meno 1 che fa 0. Questo viene 1 meno 1, quindi stavolta la soluzione è più difficile, quindi questo è il problema. Allora qual è la distanza tra le due rette? Qual è la distanza di P4 da R? Che devo fare? Devo fare la distanza di questo punto dall'origine, e come si fa? Quadrato di questo più quadrato di questo e poi si fa la radice quadrata, quindi viene 1 fratto a quadro più b quadro per la radice di a quadro più b quadro, quindi viene 1 fratto la radice di a quadro più b quadro. Ok? Allora, vi ricordo che P apparteneva alla retta S di equazione AX più BY uguale 1 e R era la retta di equazione AX più BY uguale 0. Ora, se io prendo un punto generico P di coordinate x0, y0, secondo voi qual è la distanza di P da R? Io dico che è uguale ad ax con 0 più by0
Allora a sto punto ho fratto la radice di a quadro più b quadro. Perché? Qua perché mi viene 1? Perché qua c'è 1. Se qua faceva C, in proporzione, qua mi veniva C, perché vi ricordate l'equazione di sotto? Perché là c'era 1, veniva 1. Se ci stava C, veniva C. Ma C chi sarebbe stato? Sarebbe stato AX con 0 più BY con 0. In quel caso il punto sarebbe appartenuto alla retta di equazione AX più BY uguale C. Quindi questo è il numeratore e questo è il denominatore. Cioè, poi ci va il valore assoluto. Perché ci va il valore assoluto? Perché ci va il valore assoluto? Perché la distanza è sempre positiva. Se lo faccio di sopra, qua mi viene il numeratore positivo. Se lo faccio di sotto, il numeratore mi verrebbe negativo e ci devo mettere in modo. Allora, il concetto è, io ho una retta, qua stiamo parlando sempre e solo delle rette passanti per l'origine. Questa retta è ax più by uguale 0. Poi prendo un punto P di coordinate x con 0 e y con 0. Questo a che retta appartiene? Appartiene alla retta parallela a questa, appartiene a S di equazione AX con 0 più, scusate, AX più BY uguale AX con 0 più BY con 0. Questo stiamo dicendo. Appartiene alla retta parallela a questa, vedete, a x più by uguale c, ma se ci deve passare lui, se ci metto x con 0 e y con 0, ci deve essere c, quindi a x con 0 più by con 0. Ora, e questa sarebbe questa retta S che indichiamo qua. Ora, qual è questa distanza? Se qua mi veniva 1, la distanza faceva 1 fratto la radice di a quadro più b quadro. Se qua mi viene questo c, quanto sarà? Sarà c fratto a quadro, fratto la stessa cosa di prima. Ma l'unica cosa è che ci devo mettere in modulo. Perché? Perché se qua lo faccio di sotto, la distanza deve essere sempre positiva, mentre di qua il valore che mi verrà al posto di ax con 0 più by con 0 invece sarà negativo. O positivo o negativo, quello mi sta dicendo che sto andando di sopra o sto andando di sotto, però la distanza sarà. Se invece di 1 ci mettevo meno 1, se nella figura là ci mettevo meno 1, mi veniva una parallela però dall'altra parte, ma la distanza è la stessa. Quindi questo mi dice che ci vuole il modulo. Allora, che cosa abbiamo ricavato qua? Qua abbiamo ricavato la distanza di un punto da una retta passante per l'origine. Qual è la formula della distanza di un punto da una retta? Allora, se dico solo questo e poi ci fermiamo, il resto lo fate con gli esercizi. Fatemi cancellare qui. L'ultimo passaggio lo controllate da soli perché... Allora, se la retta R ha equazione AX più BY più C uguale a 0 e il punto P ha coordinate X con 0 e Y con 0, la distanza di P da R è uguale al valore assoluto di AX con 0 più BY con 0 più C fratto la radice di A quadro. Il che, se questo è facile da controllare, è ovvio, perché semplicemente il più C fa sì che, per esempio,
se prendo un punto che sta sulla retta di partenza, a x con 0 più y con 0 più c fa 0, la distanza fa 0, torno. Questo compensa per il fatto che la retta non passa per l'origine ma è parallela. Okay? Allora, capisco che questa formula sia più complicata, però noi in effetti, data la limitatezza del tempo, l'abbiamo ricavata. Sì, posso ricavarla meglio, spendo un altro 5 minuti, non è importante. Quello che è importante è che il ragionamento lo ripetiate più volte voi, perché cosa dovete capire? Dovete capire che quando vado a mettere, allora il concetto è che io quando vado a mettere le coordinate allora la retta di partenza da cui voglio fare la distanza è questa, se ci vado a mettere le coordinate del punto, se mi viene 0 ovviamente il punto appartiene alla retta, la distanza è 0. Se invece non mi viene 0, questa quantità che mi viene è proporzionale alla distanza. Proporzionale alla distanza. Non è la distanza. Perché? Perché io qua posso cambiare i coefficienti A e B moltiplicati per 2, la retta rimane la stessa, questa quantità raddoppia, posso moltiplicare A, B e C per 2, questa quantità raddoppia e qualcosa deve compensare perché la distanza rimane la stessa. Cioè se io ho qui... Facciamo un esempio, se io ho P che fa 3, 4 e la R è l'equazione 2x più y uguale 0, la io questa qua la posso scrivere anche come 4x più 2x uguale a 0, sempre R. Allora se io metto queste coordinate qua dentro, mi viene 2 per 3, 6 più 4 che fa 10, se la metto qua dentro mi viene 4 per 2, 8 più 12 che fa 20. Allora la distanza da R non può fare 10 o 20, ci deve essere qualcosa che compensa e me la fa tornare sempre la stessa. Qual è questa cosa? Radice di A quadro più 2. Infatti se io raddoppio A e B, poi vado a raddoppiare, mettete qua devo dividere per radice di 5, qua devo dividere per radice di 20, ma radice di 20 è il doppio di radice di 5. Chiaro? Poi perché esattamente quella la quantità che compensa? Beh, perché ci siamo fatti l'esercizio sulle rette passando per l'origine, abbiamo visto che è quella la quantità che compensa. Perché il teorema di Pitagora applicato a un certo punto. Ok. Comunque, ripeto, questa formula. Allora, traiamo una conclusione. Bisogna trarre la conclusione, la morale, come nella barzelletta del Cavaliere Nero, copyright Gigi Proietti. E bisogna trarre la morale giusta. Allora, volendo, questa formula ce la possiamo ricordare, ce la possiamo ricavare, ce la possiamo ricordare controllando qualcosa, che qualche dubbio che abbiamo facendo un esempio. Non fate solo esempi, adesso io qua non ho avuto modo di fare esempi, tanti esempi concreti, fatevi due o tre esempi concreti, prendete x più 2y uguale a 0, poi prendete un punto e calcolate la distanza. Nel ricavarla è stato importante ricavarla perché? Per capire determinati concetti, cioè per capire che quando io vado a sostituire le coordinate del punto, se mi fanno 0 vuol dire che il punto appartiene alla retta, se non mi fanno 0 quello che mi viene è proporzionale alla distanza se preso in modulo. Perché preso in modulo? Perché se lo metto le coordinate può venire positivo se sta di sopra, negativo se sta di sotto. Però la distanza è positiva sia che stia di sopra che sia che sia di sotto. Poi che c'è quel fattore di proporzionalità. E vabbè, abbiamo capito questo. Però dice, io adesso mo quando devo fare la distanza di una retta da un punto, me la devo ricordare la formula o no? La mia risposta è, se te la ricordi bene, se te la ricordi tranne qualche dubbio che in due minuti te la ricavi, va ancora bene.
te la scrivi, ti risolvi il dubbio della realtà e ti scrivi la pure. Se non te la ricordi proprio, prendi il punto, ti fai l'ortogonale, la perpendicolare alla retta di partenza, ti vai a calcolare l'intersezione e ti fai la distanza. È più lungo, ci metti 7 minuti invece di 2, chi se ne importa, è affidato. Cioè, è una formula, sì. Ti può far risparmiare qualche 5 minuti ogni tanto? Sì, se ti capita la domanda giusta. Se però ti è una cosa completamente ostica da ricordare, è niente. Al momento prendi i punti, fai la perpendicolare, ti fai l'intersezione e ti fai la distanza di turno. Basta. Non è che, ah no, non mi ricordo la formula. Stop. Esiste questa possibilità? Non esiste. Poi è chiaro che se ricavando la formula magari hai capito pure alcune cose meglio in geometria, beh, se no... Cercate di procedere in maniera da stabilizzare ogni volta quello che sapete. Cioè, io mo qua ho dovuto fare questa formula leggermente più complicata, però voi procedete oggi che ho capito quello che ho capito, vi faccio tanti esempi, vi faccio tanti esercizi, lo stabilizzo. Oggi lo devi fare, non dopo domani, quando ti sei dimenticato i concetti. Devi fissare i concetti. Perché saranno poi quei concetti chiave che ti aiuteranno a non dimenticare. Il triangolo che gira di 90 gradi, quello se lo fissi oggi non te lo scordi più per tutta la vita. Altro che l'antireciclo.